Oggi finalmente possiamo affermare di avere una Film Commission totalmente risanata. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, nel corso dell'evento Movimento La Calabria da Girare, evento che si è svolto a Cosenza, dove la Fondazione ha illustrato le opportunità che offre la nuova legge regionale a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. Abbiamo messo un nuovo management, il presidente Citrigno, che l'ha fatto gratuitamente, devo dire, che è un uomo del cinema, ha dato un grandissimo contributo. Oggi possiamo dire, stasera lo abbiamo visto i dati, possiamo dire di essere soddisfatti perché appunto la Calabria è diventata set cinematografico, regione ambita anche dalle produzioni, dai produttori cinematografici, sono notevoli appunto le produzioni che si stanno via via realizzando. Abbiamo approvato una legge sul cinema e l'audiovisivo per la quale abbiamo investito 11.600.000 euro, 600.000 euro per i 3 anni, 2019, 2020, 2021. È possibile ora fare una programmazione, la legge consente non solo di attrarre le produzioni cinematografiche in Calabria, ma di aiutare, questo è il dato più significativo, tantissimi talenti ad affermarsi e ad emergere. Anche perché la Calabria è un vero e proprio set cinematografico al naturale. Ma è un set cinematografico naturale, con le sue bellezze naturalistiche, con i suoi borghi, con la sua identità, che però è stato per un lungo periodo mantenuto compresso. Oggi invece sta esplodendo, si sta esprimendo, perché appunto noi abbiamo investito in questa direzione. È un investimento importante, perché investire sul cinema significa investire sul futuro.